Vediamo ora le modalità di ricerca e i filtri che possiamo applicare. Nella parte superiore abbiamo tre spazi per inserire i termini di ricerca. Se avessimo bisogno di ulteriori campi, basterebbe cliccare sul più. Ti suggeriamo di inserire i termini inglesi, visto che la collezione è soprattutto in inglese. Iniziamo subito a fare una ricerca semplice su un argomento specifico di medicina, le ulcere da pressione. In inglese, pressure ulcers. Invio o search. Abbiamo trovato 33 risultati. I filtri sono visibili nella colonna di sinistra, che si chiama Refine Results. Tra questi, l'anno di pubblicazione, dove possiamo ad esempio specificare di volere solo i risultati degli ultimi 10 anni, quindi mettiamo ad esempio dal 2004. Adesso i risultati sono diventati 26. Come termine di ricerca, noi avevamo scritto pressure ulcers nello stesso campo. In questo modo le due parole venivano cercate vicine, cioè non più distanti di 5 posizioni. Possiamo allargare la ricerca per trovare più risultati mettendo le parole in due campi diversi, unite tra loro dall'operatore booleano AND. Se noi ad esempio scriviamo nel primo campo pressure e nel secondo ulcers, facciamo una ricerca più ampia perché vengono cercate le due parole anche se non sono vicine. In questo modo i risultati sono passati da 26 a 41. Possiamo anche rivedere le ricerche fatte in questa sessione selezionando Search History. Qui rivediamo le ricerche fatte appunto nella sessione di oggi. Da qui possiamo ad esempio tornare alla ricerca che aveva dato 26 risultati. È bastato cliccare su View Results. Conviene comunque in generale, quando cerchiamo negli ebook, mettere termini non troppo specifici, perché stiamo comunque cercando nei libri.